Si chiamava Caron Blake, aveva solo 13 anni di età e pensate che questo giovane ragazzino purtroppo è stato fatto fuori, è stato ucciso da un uomo, il quale uomo diciamo che lo ha ucciso, infatti gli ha sparato. Vedeva o meglio ha visto qualcuno dentro alla sua automobile, pensando che si trattasse di un uomo, di un ladro, ha deciso di sparargli, ma ha fatto una scoperta scioccante, quella in questione, ossia il fatto che proprio il ladroncolo in realtà era un tredicenne, quindi era un ragazzo molto molto giovane. In particolare nella notte fonda ha sentito dei rumori dalla propria casa di fuori a Washington, è uscito e si è portata una pistola, con sé, era, diciamo così, è stata già denunciata dalle autorità competenti, no? Nella Contea di Washington, negli Stati Uniti d'America, ha trovato il ragazzo dentro all'auto, forse perché voleva rubarla, così ha aperto il fuoco e l'ha ucciso. Dopo qualche giorno il ragazzino è morto. Una vicenda che sta scuotendo tutti gli Stati Uniti d'America e che ha dell'incredibile. Da narratore italiano è tutto, Caron Blake, riposi in pace, amen.